Buongiorno. Noi questa mattina affronteremo, però non in maniera specifica e approfondita, perché le cose per il momento è bene che vadano così, il sacerdozio dei fedeli. Ma lo toccheremo appena. Si tratta di un tema che Benedetto XVI non amava particolarmente. Mentre il Concilio Vaticano II lo aveva in modo particolare sottolineato. Questo che cosa sta a dire? Che nella storia della Chiesa ci sono temi che alle volte prendono il sopravvento su altri e poi invece vanno in secondo piano, poi tornano in primo. Certamente con Papa Bergoglio le cose sono un'altra volta in qualche maniera ritoccate, per cui certe tematiche che Benedetto XVI conosceva molto bene, ma che riteneva opportuno metterle in seconda riga con Papa Bergoglio, tornano in prima. Non vorrei che, ecco, questa nostra conversazione venisse presa come anti-ratzingeriana, assolutamente no. Non vorrei neanche che venisse presa come pro-Bergoglio, assolutamente no. Io sto facendo semplicemente un commento a un testo biblico. Punto. Vi è chiaro? Bene. Questo che vedete è il brano che noi questa mattina esploreremo. Certo, non è tutto il capitolo secondo della prima lettera di Pietro, ma è quel capitolo che a noi interessa perché c'è questa bella cosa qui, che poi, tra l'altro, viene ripetuto due volte. Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza. E se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo, e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete. Ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Tanto per gradire il greco,
Provate ad osservare. Questo qui sarebbe un participio e questo sarebbe un participio. Tradotto in italiano, uno con un imperativo, allontanate dunque ogni genere di cattiveria e poi avvicinandovi a lui. Cosa notate? Due movimenti opposti. Allontanarsi, avvicinarsi. Ci siete? Bene. Proviamo ancora a prestare attenzione al brano che incomincia con questo verbo di movimento in avvicinamento. Pietra viva, pietre vive, pietra d'angolo. E le pietre poi non vengono più fuori. Né prima, né qui, né qua. Il tema della pietra viva lo trovate solo dal versetto 4 al versetto 6. Allora questo sta a dire che il brano biblico che va dal versetto 1 al versetto 3 è una unità letteraria che va capita a sé stante. Dal versetto 4 al versetto 6 c'è un'altra unità letteraria che va capita a sé stante. Poi si cuciono i due concetti. Ed infine proviamo ad osservare questo terzo brano dal versetto 7 al versetto 10. Voi che credete, quelli che non credono. C'è un'opposizione. Essi vi inciampano, voi invece siete stirpe eletta. Un tempo eravate non popolo, ora invece popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi, ora invece avete ottenuto. Notate che il brano procede per opposizioni, cosa che non succede prima. Sia in 1-3 non si procede per opposizioni. Non c'è voi così, gli altri colà. Una volta adesso, non c'è questo. Non c'è neppure qui. Dunque noi, in due minuti, abbiamo fatto un lavoro che ci permette di dire questo testo ha cucito insieme tre concetti diversi e li ha fatti dialogare tra di loro. Noi esaminiamo i tre concetti, poi li facciamo dialogare. Ok? Praticamente, noi facciamo la stessa strada dell'autore. E in questo momento noi stiamo facendo un lavoraccio che si chiama ricerca del genotesto. Cioè, quale idea aveva in testa? La prima idea che aveva in testa la troviamo dal versetto 1 al versetto 3. Questi tre versetti sono semplicemente un'esortazione: allontanate dunque ogni genere di cattiveria, di frode, ipocrisie, gelosie e maldicenze. E noi ci domandiamo perché solo questi elementi. Cattiveria, frode, ipocrisie, gelosie e maldicenze. Perché non, per esempio, adulteri, omicidi? Provate solo per curiosità a vedere cosa Paolo dice nella lettera ai Romani quando se la prende con i Romani e perciò dice: mentre si dichiarano sapienti, sono diventati stolti.
e hanno scambiato la gloria di Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di uomo corruttibile. Uccelli, quadrupedi, rettili. Perciò Dio li ha abbandonati alle impurità secondo il desiderio del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio. Questo è un discorso che non è uguale a quello che abbiamo letto noi, perché quello che abbiamo letto noi dice: allontanate ogni genere di cattiveria, ipocrisia, eccetera, eccetera. Capite che questo modo di esortare non è uguale a quello. Se mi è permesso dire una stupidaggine, quelli sono preghiere che nascono da una presunzione intellettuale, quelli elencati da Paolo. Questo invece è dalla stupidità quotidiana. Non ha bisogno di molto intellettualismo la maldicenza, ha solo bisogno di fantasia. Le gelosie non hanno bisogno di intellettualismo. Allora, la domanda è: a che cosa si sta riferendo il nostro autore quando parla di queste cose? Proviamo a leggere velocemente questo brano di Marco. Diceva loro nel suo insegnamento, cioè alla gente: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Poi io vi ho messo qui, per il vostro piacere, una serie di testi. Vi chiederei di consultare subito il capitolo 23 di Matteo. Dal versetto 13 al 29, per sei volte Gesù apostrofa una categoria di persone con l'aggettivo ipocrita. Ci siete? Chi sono? Ecco. Allora la domanda diventa semplice. Quando il nostro autore dice: allontanate dunque ogni genere di cattiveria, di fode, ipocrisia, gelosia e maldicenza, cosa sta dicendo? Non comportatevi come gli ebrei. Vi è chiaro? Con buona probabilità Pietro sta scrivendo a delle comunità, comunità che sono composte da pagano cristiani, poi vedremo il perché, le quali però vivono insieme a stretto contatto con altri pagani, ma anche con comunità ebraiche. E siccome cristianesimo ed ebraismo sono due situazioni di fede vicine, perché l'Antico Testamento fa parte integrante del bagaglio di fede del cristiano, allora il nostro amico che scrive dice: non siate come loro. Ed elenca quali sono le caratteristiche che gli ebrei di quelle comunità, non tutti gli ebrei, ma di quelle comunità, quali erano le caratteristiche che quelle comunità purtroppo vivevano, quindi la cattiveria, la frode, il teatro, cioè l'apparenza, gelosie, maldicenze. E l'autore dice: voi non comportatevi così e non rispondete alla stessa maniera, perché se loro sono pieni di frode nei vostri confronti, voi non fatelo. Sono pieni di cattiveria, voi non adoperate lo stesso criterio. Hanno gelosia, perché la gente stima voi e non loro.
non siate gelosi assolutamente voi. E l'ultima vale anche per i cristiani di oggi. La maldicenza. Guardate che la maldicenza non è dire ciò che è vero. Katalalias è invenzione del male. Se una persona dice le bugie, punto. Non possiamo dire no, non è vero. Perché se dicessimo no, non è vero, saremmo bugiardi noi. Ma dire quella persona mente non è una maldicenza. Quindi distinguete fra quello che è valutazione del reale da quello che è invece l'invenzione di un reale che non c'è. Quella è la maldicenza. Dunque, abbiamo scoperto da che cosa i cristiani devono stare attenti. Poi, nel secondo versetto, dice «Come bambini, appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza». E noi diciamo «Che tenerume!» Questo è un giudizio severissimo. Il nostro autore, sapete cosa sta dicendo? Sta dicendo che sono troppo piccoli che devono sbrigarsi a crescere. Osservate. Prima Corinti, capitolo 3, versetto 1-2. Paolo va via tranquillo. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. Vi è chiaro cosa sta dietro a quel tenerume? Non sta una carezza, sta un pugno nello stomaco. Peggio ancora l'autore della lettera agli Ebrei. Su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare, perché siete diventati lenti a capire. Succoni. Infatti voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri, avete ancora bisogno che qualcuno vi insegni i primi elementi della parola di Dio. Non è rivolto a voi, assolutamente. Siete diventati bisognosi di latte e non di cibo solido. Ora, chi si nutre di latte non ha l'esperienza, non la concezione, ma l'esperienza della dottrina della giustizia, perché è ancora baby. Il nutrimento solido invece è per gli adulti, per quelli che mediante l'esperienza è daila. Guardate che in due righe due volte. Mediante l'esperienza hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male. Dunque, da questi due testi, uno di Paolo, l'altro di un discepolo di Paolo, non di Paolo, noi che cosa impariamo? Impariamo che questa dicitura
non è una dicitura da carezza, è una dicitura attraverso la quale l'autore dice: voi dovete ancora fare tanta strada, siete tenerelli, avete bisogno per il momento di qualche cosa di leggero, di nutriente sì, ma di leggero. Poi la Fiorentina, i ferri, verrà a tempo. Ed infatti, cosa dice? Grazie al quale, l'ate spirituale, voi possiate crescere. E cresce quello che è piccolo, verso la salvezza. Questo versetto è estremamente interessante. E adesso cerchiamo di capire il perché. Noi che siamo figli dell'intellettualismo greco-romano abbiamo una specie di automatismo silente. Poiché hai capito, devi fare. Poiché hai capito, devi essere. Devastante. L'esperienza ci dice che non basta capire. Bisogna avere la pazienza che ciò che abbiamo capito con la testa diventi pian piano patrimonio del nostro mondo del sentire. Dalla testa deve passare alla pancia. E in questo non c'è nessun automatismo. C'è chi riesce a fare questo passaggio in termini più veloci e c'è chi ha bisogno di più tempo. Il cristianesimo molto spesso dimentica questa dimensione dell'umano. Le persone devono essere accompagnate in una maturazione progressiva. Si sa più o meno dove dobbiamo arrivare, ma il fatto di sapere dove dobbiamo arrivare, il fatto di sapere ciò che dovremmo essere, non implica automaticamente il saper essere ciò che dovremmo essere. Questo è un cammino, è un progresso, è un itinerario, è un percorso. Non dimenticate mai che nel cristianesimo nascente il cristianesimo era definito una strada. E non dobbiamo mai stancarci di ritornare a questo concetto di fondo, uno fra i tanti del cristianesimo nascente. Perché altrimenti la nostra vita, a livello spirituale, rischia di diventare una delusione dopo l'altra. Volevo essere così, non sono riuscito. Volevo fare colà, non ce l'ho fatta. Perché se constatiamo, le cose funzionano così. Vedo il bene, lo approvo, ma non riesco a farlo. Cosa succede dopo? Lo scoraggiamento. E allora nasce quel tran tran quotidiano, le cose come vanno, vanno. Beh, non è questo lo spirito del cristianesimo. Lo spirito del cristianesimo è dire: tu adesso sei bambino. La fiorentina non la mangi, bevi un po' di latte. Quindi, presta attenzione a quel poco che riesci a fare. E quel poco che riesci a fare, fallo bene. Domani riuscirai a fare un po' di più. Perché il passaggio testa-pancia è progressivo. E improvvisamente ti accorgi di poter fare quello che X tempo fa pensavi di non riuscire mai a fare. Invece adesso ci riesci. Il verbo cristiano è crescere.
E la crescita non è un ritmo che è uguale per tutti. E in ogni persona esistono dei periodi, chiamiamoli di grazia. Il testo biblico direbbe: le persone hanno molti kairoi nel loro cronos. Nel tempo hanno molti momenti di grazia in cui la crescita, la maturazione, ci sembra facilissima. E di fatto lo è. Ma poi ci sono altri momenti in cui c'è il buio pesto. Anzi, sembra che regrediamo. Nessun problema. Sono i fenomeni della crescita. Se noi entriamo dentro in questa logica, allora non ci meravigliamo di essere persone fragili. Non ci costa ammettere che non siamo perfetti. Ma neanche non ci costa ammettere che oggi siamo migliori di 10 anni fa. Siamo più maturi, le cose le vediamo in un modo più completo. Sappiamo dare valutazione e fare progetti in modo diverso. Capiamo che probabilmente quella linea di demarcazione tra il bene e il male non è poi così retta, molto spesso è complessa. E non sempre riusciamo a collocare bene le pedine. Mentre invece 10 anni fa, forse presi da certi entusiasmi o da certe innocenze un po' ignorantelle, ci sembrava molto facile prendere il bisturi e dire dentro di me, zac, questo è bene, questo è male. Oggi siamo più problematici, forse. Questo è buono, questo è cattivo, questa è una persona di cui mi fido, questa no, vai piano. Presi dal sacro entusiasmo, i politici sono tutti cattivi. I medici sono tutti incompetenti, i preti sono tutti dei... metteteci l'aggettivo che volete. Poi invece incominciamo a comprendere che questi giudizi massimalisti non hanno nessun fondamento, perché c'è il politico sano e c'è il politico che non lo è. C'è il medico competente e purtroppo c'è chi non lo è. C'è il prete e c'è il prete che è mezzo prete. Questa è la realtà e tu devi crescere in questa realtà, non in una realtà ideale. Ma se gli altri fossero così, io potrei... No, 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 no. Questo è un alibi. Tu adesso prendi il latte, come i bambini, poi prenderai plasmon, poi comincerai con le altre papette e poi comincerai col purè la melacotta e poi avanti. Fino a quando ti si spunteranno le sciabole dei canini e mangerai anche la fiorentina. È un'immagine molto casereccia, ma estremamente importante, perché altrimenti noi non progrediremo mai a livello spirituale, perché quando una persona viene delusa una volta, due volte, tre volte, 10 volte, dice basta. Del mondo dello spirito non me ne può interessare di meno. Se invece una persona accetta di fare questo cammino lento, progressivo, allora le cose funzionano, la santità emerge, anche in quelle persone che pensavano che di santità non avevano neanche il seme. Però vorrei ricordarvi il concetto di esperienza. Sì. Che cosa vuol dire mangiare dopo che si matura? Sì. Il bambino non sa perdonare. Il bambino vede un'ingiustizia, prova rabbia e dà il pugno al compagnetto.
chi fa la maestra dei bambini della scuola materna sa che è così, il bambino non perdona e ha un senso di giustizia che è feroce. Bambino non ha pazienza, vuole tutto subito. L'adulto, che è persona equilibrata, sa perdonare. L'adulto sa aspettare. Questo sta mangiando bistecconi. Bambino invece dice le preghierine, sì, forse l'adulto un po' meno, perché ha un altro modo di pregare. Mangiare la fiorentina significa essere cristiani adulti, cioè aver ridotto all'osso la propria morale. Cristo al posto mio che cosa farebbe? E lì si misura. Chi arriva a questo sta mangiando la fiorentina. Quindi su alcune cose siamo ancora babies. Su altre potremmo essere già adulti, perché il nostro mondo interiore è più o meno come un mandarino a spicchi. Se riusciamo a crescere in maniera armonica, tutti gli spicchi crescono in maniera armonica, ma non è detto che ci riusciamo. Per cui alcuni aspetti della nostra personalità potrebbero essere rimasti piccoli, crudi, in mezzo ad altri spicchi della nostra personalità che sono normali, maturi. Meravigliarsi, ma neanche per sogno. Chi si meraviglia non cambia. Cambia chi accetta. Se uno accetta e dice sì, sono così, questa persona cambia. Ma se uno dice no, ma scherziamo. Fine della trasmissione. Quello resta così per sempre. Qui invece, se voi notate, il nostro autore è un autore che chiede di crescere. Quel poco che noi siamo capaci di essere e di fare è importante perché grazie a questo noi possiamo crescere. Verso dove? Non si dice verso la compiacenza personale, ma verso la salvezza. E che cos'è la salvezza? Essere come lui. E poi c'è la botta finale. Se davvero avete gustato che buono è il Signore. Bella leccata di labbri. Perché in greco, tanto per gradire ciò che voi preferite, se notate c'è il verbo del star seduto a tavola, egesauze, proprio è il gustare in senso palatale. Adesso capite perché il mondo biblico continuamente insiste di fare esperienza di Dio. Se no, tutti i discorsi sono roba da manuale. Non servono. Sono lì, belli, stampati, i concetti sono perfetti, ma non c'è una transizione dal concetto alla vita, fino a quando non c'è questo. Se per davvero dunque noi facciamo esperienza di un Dio che è buono con noi, allora anche se beviamo latte e facciamo progressi da piccolini, non è importante. È importante che facciamo quei progressi, ma nessuno li può fare se manca di questo elemento. Gustare, cioè fare un'esperienza diretta, personale. Sì? Fine del primo round. Proviamo adesso a entrare
nella seconda parte del testo. Questa seconda parte del testo è attraversata da questo concetto. Pietra viva, pietre vive, pietra d'angolo. Insomma, siamo in una cava, tutto pieno di pietre. Proviamo ad avere contatto con il testo avvicinandovi a Lui, Lui è Gesù Cristo, pietra viva. Di che avvicinamento si tratta? Di questo. Il crescere significa essere progressivamente più vicini alla sua identità. Quindi crescere significa avvicinarsi. Avvicinarsi a Lui. Lui viene definito pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio. Avvicinandovi a Lui, quali pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale. Obiettivo per un sacerdozio santo e per offrire i sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Proviamo per un momento a esplorare questo versetto 5, che è un pochettino strano a dire il vero. Sacrifici pneumaticas, spirituali, traduce. Oikodomeize. Oikodomeo vuol dire costruire la casa, casare. Casate la casa. Ma anche questa è pneumaticos. Pneumaticos è l'aggettivo che determina la casa. E pneumaticas è l'aggettivo che determina il sacrificio, la zusia. Dunque, l'edificio è spirituale, ma anche i sacrifici sono spirituali. Che accidenti vuol dire? Perché per noi spirituale vuol dire odore di profumo e buonanotte. E con l'odore degli spaghetti non si vive, si vive con gli spaghetti. Pneumaticos vuol dire secondo la logica dello Spirito Santo. E come si costruisce un edificio secondo la logica dello Spirito Santo? Perché il linguaggio è figurato. Paolo dice con chiarezza nel capitolo 12 della prima lettera ai Corinti che ognuno di noi è dotato di un equipaggiamento formidabile che si chiama carismi. Ognuno di noi ne ha diversi. Paolo dà anche i criteri con cui gestire queste ricchezze che ognuno di noi possiede. La prima caratteristica è accorgersi quali carismi abbiamo. Perché se tu non sai di avere un carisma, non sai neanche adoperarlo, forse neanche non lo adoperi. E quindi, come si costruisce questo edificio spirituale? Si parte dall'io, non dal noi. Uno deve imparare a conoscersi. Questo lo avevano capito perfino i greci che cristiani non erano. Gnosis e auton, conosci te stesso. Su
Subito dopo Paolo dice, quando tu riesci a capire quali sono i doni che Dio ti ha dato, carisma vuol dire dono, il compito tuo è portarli a galla, farli maturare, renderli operativi. Però qui c'è un problema, perché uno può farsene un piedestallo. E Paolo dice, Caine, in quel momento cessa di essere un carisma. Scompare. Paolo dice, carisma è ciò che tu adoperi di queste tue qualità quando le metti a servizio degli altri per far crescere il gruppo e tenerlo unito. Se tu ti metti sul piedestallo è finita, perché hai cominciato a rompere il gruppo, non a tenerlo unito. L'obiettivo dunque è duplice. Se le tue qualità non fanno crescere il gruppo e non lo tengono unito, guarda che non è un carisma. Chiamalo come ti pare, ma non è un carisma. Tu hai le qualità. Crescere e tenere unito. Questo lo fai tu. Lo fa anche chi è accanto a te. Lo fa l'altro, lo fanno tutti i componenti del gruppo. Cosa succede? Che quel gruppo diventa una potenza, diventa un organismo ben combinato. Paolo dice, è come il corpo umano. Prego. E se questo non succede, cioè, come può uno mettersi con un altro e dirgli guarda che stai combinando questi pasticci? Di solito, capitolo 18 di Matteo, se qualcuno sbaglia, tra te e lui solo, glielo dici. Gli dici, tu hai queste... Allora Matteo suggerisce di fare un secondo passo. Tu e altri due o tre amici andate da lui e gli dite, senti, non buttar via ciò che sei. Non ti ascolta. Lo dici alla comunità. E la comunità che fa? Le dà un cazzotto? No, prega per lui. E tu lo tratti come un pagano e un pubblicano. Wow! E noi diciamo, che brutto. No, 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 è bellissimo. Perché qual è l'atteggiamento che Gesù aveva verso i pagani e i pubblicani? Li prendeva per mano e li faceva crescere, se volevano. Cioè si comincia a rifare da capo il cammino di catecumenato con questa persona, se la persona vuole. E se no lo si lascia andare, perché la libertà delle persone è una realtà assoluta, mai discutibile. Perché se Dio rispetta la libertà nostra di sceglierlo o non sceglierlo, a maggior ragione dobbiamo rispettare noi. Non è detto che la nostra sia una parola magica, magari noi preti avremmo già fatto diventare santi tutti quanti voi, se la nostra fosse una parola magica. No, il cristianesimo è una proposta, se vuoi, non vuoi. Fa male vedere magari un amico che ha belle caratteristiche e le butta via in un certo modo. Fa male vedere, per esempio, un pastore che ha determinate caratteristiche e le butta via. Fa male. Lo avverti? Sì. Prende sul serio?
hai guadagnato un fratello. E guadagnare non significa avere punti, significa essere già salvi. Quindi tutti i punti disponibili li hai già. Questo vuol dire guadagnare. Perché nel Nuovo Testamento esiste un Giacomo ed esiste un Pietro che dicono queste cose. La carità salva, copre una moltitudine di peccati, sei apostolo. E se guadagni un tuo fratello, tu sei salvo. Noi abbiamo dimenticato queste dimensioni. Probabilmente, con tutte le sacre devozioni del 1600 e 1700, trasmigrate di peso, nell'Ottocento, nel Novecento e oggi, per alcuni aspetti migliorati, ma per altri peggiorate tremendamente, hanno individualizzato la fede. La fede è mia e me la gestisco io. Mentre ci si dimentica che la fede è in qualche cosa di condiviso. Ha una dimensione comunitaria, non solo personale. Io capisco la delusione. Non si arrabbi se lei consiglia il bene e gli altri non accolgono. Diceva Isaia che il popolo di Dio è paragonabile a un gregge. Ci sono i capretti che corrono davanti proprio come i forsennati. Poi c'è la pletora. E poi, dice, dietro ci sono le pecore madri, che non possono correre come i capretti, sono più lente. E il pastore custodisce queste, perché sono le ultime. Penso che anche noi dobbiamo assumere questa mentalità. Paolo infatti dice, chi sta in piedi cerchi di non cadere. E voi, qui Paolo è anche un po' ironico, voi che siete pneumaticoi, non vuol dire Gudiaro o Pirelli, ma voi che siete pieni di Spirito Santo, dovete avere un atteggiamento di rispetto e di aiuto nei confronti dei sarchicoi, i carnali, cioè i bambini spirituali. Noi proveniamo da un'educazione dove tu o eri perfetto, e se non eri perfetto eri uno zero sociale. Non è così. Il cristianesimo non ragiona in questi termini. Questo cristianesimo. Bene. Se voi notate, Gesù viene definito pietra viva e anche i cristiani vengono definiti pietre vive. Questo stile di mettere Gesù in un determinato, in una determinata luce e poi mettere i cristiani nella stessa luce è una specie di vizio di forma che tutto il Nuovo Testamento ha. E vi mostro un brano dove forse noi riusciamo a capire meglio. Di nuovo Gesù parlò loro e disse: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Lui è luce. E il cristiano avrà la luce della vita. Diventa luce anche lui. Se noi tornassimo indietro, nel Vangelo sempre di Matteo, voi siete la luce del mondo. La luce non si mette sotto la campana.
ma si mette sul candelabro perché illumini la stanza. Voi siete la luce del mondo. Io sono la luce del mondo. Ciò che lui siamo anche noi. C'è questa tendenza nel Nuovo Testamento a mettere in parallelo Gesù Cristo con il cristiano. In questo caso la faccenda della pietra, come esce fuori? Esce fuori da questo tipo di parola di Gesù in una parabola. La parabola dei vignaioli omicidi. Vigna in affitto dei servi, il padrone manda un servo a ritirare l'affitto, gli altri lo pestano, due, tre, tutti vanno a finire male, manda il figlio, lo ammazzano. Cosa farà il padrone della vigna? Chiama l'esercito e fa fuori i vignaioli. Questo è scritto. A conclusione del racconto, ma non della parabola, Gesù dice, e Gesù disse loro, non avete mai letto nella scrittura la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Chi ha capito qualcosa alzi la mano, perché gli orientali sono così. Tu stai parlando di cose celesti, poi improvvisamente ti parlano delle melanzane. Dici che rapporto c'è? Adesso cerchiamo di capirlo. I vignaioli hanno ucciso il figlio con la pretesa di possedere la vigna e giuridicamente erano perfetti. Perché il diritto orientale dice quando il padrone del campo dato in affitto muore ed è senza eredi, quello era figlio unico, diventano padroni del terreno coloro che lo stanno lavorando. Ecco perché fanno fuori il figlio. E figlio unico, fatto fuori, morto il padrone, loro hanno il campo. Non hanno fatto conto che il padrone ha spedito l'esercito e li ha fatti fuori loro. Il figlio del padrone viene paragonato alla pietra. La pietra che i costruttori hanno scartato, pensavano di averlo fatto fuori definitivamente, è diventato invece pietra d'angolo. Questo si chiama profezia implicita della risurrezione. Vi è chiaro? Quindi Gesù pietra non è un peso morto, è una immagine, una simbologia che richiama la risurrezione. Adesso abbiamo qualcosa di più importante da fare, si chiama pausa caffè.